Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel nostro canale YouTube. Sono in compagnia di Laura. Ciao. Oggi video dedicato al mangaka di questo mese. Nel sondaggio precedente ha vinto Tite Kubo e quindi eccoci qua con il video dedicato. Vi ricordiamo, prima di partire con il video, le scelte che potete votare nei commenti, che trovate anche in descrizione, dei prossimi autori, che sono Haruka Inui, della Clinica dell'Amore, Yoka Nitta, l'autrice di Tra le braccia della primavera. e poi Rumiko Takahashi, ovvero l'autrice di Ranma Mezzo e Lamu, insomma altri come Meizu Nikkoku. Quindi ricordiamo di votare nei commenti una tra queste tre opere. Sì. E adesso partiamo con Tite Kubo, ovvero Noriaki Kubo, poiché questo è un suo nome d'arte. Nato ad Hiroshima il 26 giugno del 1977, è sì, conosciuto per il manga di Bleach, ovviamente, però eccolo qua. parliamo 2 secondi, sì, della sua storia, perché lui è nato appunto ad Hiroshima, dove ha iniziato a disegnare manga durante le scuole superiori e proprio in quel periodo ha iniziato a scrivere Zombie Zombie Powder. Power, Allora, questo che vedete qui. inizialmente sì, ha provato appunto a concorrere per un concorso appunto Ah, della sì. Shonen Jump, ma è stato rifiutato, però gli è stato permesso di pubblicarlo successivamente sulla rivista e diciamo allora di che cosa tratta Sì, sì, questo sì. manga. Allora, Zombie Powder è un manga di ambientazione western. Ah, molto particolare, quindi. Sì, perché poi l'opera successiva è di tutt'altra Ah, ambientazione e sì. no, rimane pur sempre un battle shonen e tratta appunto di queste persone, i Powder Hunters, ovvero questi cacciatori alla ricerca della leggendaria Zombie Powder, ovvero a cui dà Il appunto il titolo del titolo, manga, sì. sì, è in grado di riportare in vita i morti e rendere immortali. E da lì bisogna poi ottenerla grazie a, diciamo, collezionare questi 12 anelli della Ah, ha morte. Quindi senso. diciamo che sì, era strutturato bene perché comunque poteva proseguire per molto e tutto. Diciamo che il problema è stato che appunto ci ha messo un po' a ingranare perché diciamo che i primi grosso modo 3 volumi/3 e mezzo Ah, erano una saga introduttiva, venivano ecco. presentati i personaggi iniziali Sì. e poi appunto dal quarto verso la metà del quarto volume si impartiva con una nuova saga che sinceramente a me stava piacendo anche, però diciamo che coi tempi e semplicemente non è piaciuto ai lettori di Shonen Jump è stato interrotto e quindi esistono 4 volumi Ah, di Zombie ecco. Powder. Piccola curiosità, all'interno del numero 2, 3 e Ah, 4, interno. in ogni volume è contenuta una storia Ah. breve, non legata a Zombie Sì, Powder, che l'autore ha fatto, ah, diciamo, molto precedentemente. interessante. In Italia qui Zombie Powered è edito da Planet Manga al Sì. costo di 3,90 euro Sì. a volume. Ottimo, ottimo. Allora, poi successivamente è arrivato Bleach, però bisogna dire una cosa, Sì. inizialmente è stato rifiutato da quelli della Shueisha poiché ricordava per molti versi Yu degli Spettri di Togashi. Ah, Sì, perché ha anche quello senso. presenta un'ambientazione spiritica perché c'è sempre questo ragazzino che ha a che fare appunto con gli spiriti e tutto, e ricordava anche il protagonista un po' teppistello, e quindi effettivamente qualche somiglianza c'è, Qualche però rimando a quell'opera c'era, sì, dai. però diciamo che comunque è riuscita a pubblicarlo, a parte che comunque ha fatto delle modifiche, giustamente, se no non è che glielo pubblicavano ugualmente, però è stato diciamo incoraggiato grazie ad Akira Toriyama, ovvero l'autore di Dragon Sì, Ball, sì, sì. che gli spedì una lettera di incoraggiamento e da lì poi riuscì a pubblicarlo nel 2002 ed è andato avanti fino al 2016. Di che cosa parla Bleach?
di Ichigo Kurosaki, ovvero questo ragazzo. Vediamo in Sì, copertina qua, eccolo qua. che un giorno incontra appunto lo Shinigami, ovvero Rukia Kuchiki, la quale dopo lo scontro con uno spirito maligno, un Hollow, gli cede i suoi poteri e da lì diventa lui stesso uno Shinigami, ovvero un dio della morte, e partono, diciamo, le sue avventure a caccia, diciamo, di questi spiriti maligni e ben altro, sempre Sì, un sì, battle sì. Ecco, shonen e con un totale di 74 volumi. manga concluso Sì. praticamente, sì, Tra ricordiamolo. l'altro, notare i disegni che, ecco, adesso sono abbastanza Sì. grezzi, ma col tempo migliorano molto e diciamo che questo è il punto forte del manga, oltre comunque ad avere degli scontri secondo me molto molto belli. Ci sono i soliti power up, quello Sì. sì, però secondo me è degno comunque di nota. E sì, ha appunto qualche anno fa concluso il manga In Italia, e da lì, ecco, edito da Planet Manga. sì. Ok, sì. E da lì per il momento non ha, cioè no, ha fatto una storia breve Ah, ecco. recentemente, Ottimo, ottimo, ottimo. ovvero Burn the Witch, pubblicata nel 2018, ovvero sì, l'anno scorso su Shonen Ah, Jump. recente, quindi molto, Sì, molto e quindi ha recente. fatto questo one shot, adesso poi si vedrà quali altri lavori ha in serbo. Intanto nel 2017 era stato cioè Già, doveva sì, venire è ospite in vero, è vero, è vero. Italia durante il Lucca A Lucca Comics, Comics, mi solo ricordo. sì, me lo ricordo bene anch'io perché appunto non vedevo l'ora, però appunto qualche giorno prima annunciarono che appunto non poteva venire perché si era ammalato, che penso avesse l'influenza, una Problemi cosa di simile, salute, sì, insomma, ho e capito. quindi non venne, però fece 10 sketch Ah, autografati che sì, si potevano giusto. vincere su Ah, estrazione, sì, un però diciamo classico. che al momento non è, diciamo, sorta più l'occasione del suo ritorno in Sì, del Italia, suo, ecco. ecco, appunto. E no, Sì, niente. successivamente però, ecco, Facciamo vedere anche, sì, ecco ecco, non è qua. proprio una sua opera, perché sono delle novel che parlano appunto degli eventi durante il periodo, diciamo, tra lo scontro finale o comunque l'apice finale del manga e l'epilogo o anche dopo, però sono appunto ideate e scritte da Ryogo Narita sotto la supervisione di Tite Kubo. E per il momento qui in Italia è arrivata questa Questa qua. Ecco, riguardante, sì, appunto Izagi, però ne è uscita anche una su Rukia e dovrebbero appunto uscirne delle altre che spiegano che fine hanno fatto certi personaggi perché, piccola curiosità, il manga, come succede spesso anche per altri autori, gli è stata imposta una data, diciamo entro cui doveva finire e quindi ha cercato di finire entro quei tempi, ma ovviamente non ha potuto spiegare la fine di certi personaggi o certe cose, quindi diciamo che è stato un finale molto affrettato. Io comunque l'ho apprezzato, però sì, è un peccato per un autore che con diciamo 10 anni e passa di pubblicazione, finire così, così, diciamo. sì. Libro, E niente. no, molto bello. E poi, tra l'altro, comunque sì, alla fine c'è anche un poster a colori, Sì, come potete vedere. Sì, un'illustrazione quella della della copertina. copertina. Molto, molto, molto bello. Ottimo. Direi, quali sono i tuoi personaggi di Bleach preferiti? Allora, il mio preferito è Kisuke Urara, ovvero diciamo il negoziante che aiuta e fa da mentore a Ah, Ichigo ok. Kurosaki. Se no, in generale mi piacciono molto quelli della dodicesima brigata, ovvero Mayuri, Nemu, diciamo grosso Ok, modo quelli, se no anche Rukia, diciamo che mi è piaciuta molto come ok. Ok, personaggio. bene, io allora ringrazio intanto Laura per aver messo a disposizione i volumi
per il video. Vi ricordo che in descrizione trovate gli autori per il prossimo video del mese, quello di febbraio, quindi votate nei commenti. Per il video di oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate o condividete. Se volete, iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao.